la presero, arrivò ultima, ma per 3 anni questa canzone è stata scelta dall'UNICEF e poi l'ha tenuta l'Antonio Parifoglia della Solidarietà come canzone simbolo del mondo dell'infanzia. Eppure, qual è stata la mia ispirazione? È stata una cosa mia, dei pupazzi, della mia infanzia, che però mi ha fatto venire la voglia perché stavo diventando papà. Da quel momento io non ho più potuto fare a meno di vivere lo Zecchino d'Oro come un appuntamento, speravo, fisso della mia creatività. E devo dire che non è andato male, perché in questi anni ho portato a casa, ma questo non vuol dire niente, comunque delle soddisfazioni anche legate alle canzoni vincenti, insomma, sempre andata molto bene. Ma abbiamo toccato temi anche molto più leggeri, il tema delle gemelle, il tema anche del calcio, del lavoro minorile. Cioè, 3 anni dopo abbiamo scritto una canzone che si chiama Batti 5, che vi invito a fare la storia. A me mi ha fatto piacere perché ho visto tra di voi qualcuno che mi seguiva col labiale. E questo mi fa piacere perché io sono sempre convinto che i bambini prima o poi crescono e quando hanno la sensazione di non essere presi per il culo sono ancora più contenti. E questa canzone non prendeva in giro nessuno, o comunque, ma nemmeno le tagliatelle di Nonnabina prendeva in giro nessuno, per carità. Però le tagliatelle di Nonnabina te la ritrovi in un contesto diverso. A me è capitato di fare una... Come suoneria. Come suoneria, sì, purtroppo non l'ho scritta io quella lì, perché quello è un colpo, è stato un grande colpo, grazie anche poi alla clinica. Però io ho cominciato, ti dicevo, perché ancora non ho finito di risponderti, questo lungo percorso, che poi le mie sigle, sia che ho scritto per Canale 5, per Italia 1, più che altro, sono nate da questa canzone, perché la signora Vanellima Nera ha visto questa canzone, ha visto che c'era il mio nome sotto, lei mi conosceva come cantautore e come autore di canzoni e si era informata se era lo stesso Fasano che scriveva le canzoni per Sanremo, insomma per le cose che... Una volta successo questo mi convocò e mi disse se avevo voglia di fare le canzoni per lei e mi ha detto che le dovevo fare praticamente 2 alla settimana, compreso gli arrangiamenti, curare i bambini e tutto quanto. Io gli ho detto è impossibile, non ci riuscirò mai, io posso provare a farti sentire delle idee, se ti piacciono le fai realizzare, ma no, non si può, perché vari problemi di budget e cose. Allora sono riuscito ad allargarmi a 15 giorni, però io dal 94 al 2003 praticamente ho vissuto in studio di registrazione, facendo sia le canzoni dello Zecchino, che lì è una gara, quindi non sanno nemmeno chi sei quando scelgono le canzoni perché sono chiuse in una busta senza il nome degli autori. Mentre le canzoni che ho scritto per i cartoni animati mi hanno fortificato dal punto di vista, ho imparato a diventare più puntuale, ho imparato a fare un sacco di cose proprio legato all'importanza delle volte di usare anche il pilota automatico compositivo quando ce n'era bisogno. E soprattutto sono riuscito a non farmi telefonare dal telefono azzurro lì quando venivano con me a cantare, che erano sempre una decina e sovrapponevamo con le piste, però insomma li ho spremuti abbastanza, anche perché le canzoni erano abbastanza, non dico complesse, ma erano fatte non con una mentalità da albero azzurro, per farvi capire, ma erano fatte dalla mentalità di uno che faceva i dischi per grandi. Quindi io comunque dai bambini pretendevo una cosa che forse non ce n'era tanto bisogno, però anche lì alla fine resta il disco e mi piaceva che il bambino facesse una bella figura anche registrata. No, ecco, mi stavo dicendo di Berliccioni. Allora viene da me Fabrizio e mi porta il testo del brano che io gli avevo chiesto di scrivere. E allora lui arrivava, si buttava lì la sua corsetta, andava subito in bagno. E allora prendo lì, è favoloso, prendi il block notes, prendo il block notes, apro questo foglio e dico, guarda questo qua, poteva anche scrivere un po' meglio, anche perché la canzone faceva mi siedo
e leggo questo foglio a quadretti che era lo stesso nel Group Notes, scritto però di fila. Ha detto Fabrizio, ma come faccio a cantare questa cosa qua? Ma come? È così, stanno a legge. Si chiama Storia delle Luci. Ma come Storia delle Luci? Ma sì, c'è pure scritto. Allora giro il foglio ed era nella pagina precedente. Allora leggo il testo che non, tutto sommato non aveva entusiasmato. Non era male, il suono c'era, ma non mi aveva entusiasmato. Ma ero rapito da quello che invece c'era scritto sul foglio susseguente. Tutto di fila, senza una stesura. Allora gli ho detto, Fabrizio, ma è più bello il testo che hai scritto dopo che quello lì. Ma che dici? Ma quello non è un testo. Quella è una lettera che ho scritto... dedicata a una che abita di fronte a me, solo che ha 16 anni, io sono 31. Ho capito, però è più bello. Ha detto, ma ti spiace se provo a mettere una musica su questo testo qua? Ha detto, ma è impossibile, è una lettera, come fai? Ancora non avevo dato i numeri, perché era precedente, per cui ero stato rapito, questo anche per rispondere a quello che mi ha chiesto Angelo, ma che tipo di importanza dai ai testi, sai, ai te, tutto ciò che vi ho detto fino adesso succede sempre dopo, ma prima ti deve comunque colpire una storia, ti deve colpire un susseguirsi. Allora Bellincioni aveva scritto questa lettera di fila, ma evidentemente per fare un po' colpo l'aveva in qualche maniera poetizzata questa lettera, e dentro queste parole c'era già la sensazione di una sonorità che io evidentemente sono riuscito ad identificare facendo dei raggi quasi immediati. E siccome io avevo scritto un po' di tempo prima su un altro testo, che poi pensate, che colpo di fortuna o di culo, come meglio si possa dire, questo testo era già stato usato per una cosa che poi non è mai più uscita, musicato da un altro autore. Quindi quando io ho chiesto il permesso di riprogrammare della musica, era una canzone che quel testo lì l'avevano già usato. E questa canzone che hanno già usata si chiamava Ti porterò. Quando io ho letto la lettera di Bellincioni, istintivamente, nel mio bagaglio di memoria che avevo, mi sono ricordato di quella musica lì. Ma la cosa straordinaria è che per almeno metà canzone, cioè metricamente, grosso modo, ci stava. E questo è stato il miracolo di cui io mi sono accorto. E adesso vi faccio ascoltare quella lettera lì che ho musicato. Forse non riconoscerete tutte le parole, però provate a capire, parlo soprattutto agli autori, quanto io sia riuscito, ispirato sicuramente da qualcuno, a far diventare una lettera una canzone che sembrava scritta apposta così.